Buongiorno e benvenuti nel piccolo giardino di Monfestino. Oggi parleremo della cenere di legna come concime, in particolare per il nostro prato. La cenere di legna è utilissima per il nostro prato perché contiene fosforo, magnesio, potassio, che sono elementi fondamentali, oltre a ferro, zinco ed altri materiali che sono utili, altri minerali che sono utili per il nostro giardino. Noi lo useremo in particolare per il prato. Perché ho qui però un po' di caffè, di quello che abbiamo recuperato normalmente dalla macchina del caffè, fondi di caffè, perché durante la combustione la cenere di legna volatilizza, brucia sia il carbonio che l'azoto. Fonte di azoto, anche in questo caso concime naturale, è il fondo di caffè. Lo mettiamo insieme alla cenere di legna e lo prepariamo da distribuire qui sul nostro prato. Così si abbassa anche un po' il pH, perché il pH della cenere di legna è attorno all'11. Mentre il pH dei fondi di caffè è azotato ed è appena inferiore al 7. Mi raccomando, cenere di legna che sia di legna. Non bruciate altre cose, non bruciate riviste patinate, non bruciate nient'altro che non sia legna. Una concimazione naturale è sempre la preferita per le nostre piante, per i fiori, per il prato. E noi usiamo, oltre a dei macerati con la banana, dei gusci d'uova che aggiungono potassio e fosforo, usiamo anche la cenere di legna abbassata di pH con un po' di fonti di caffè, che quindi aggiungono anche azoto, che è ciò che manca, ciò che la combustione ha tolto alla cenere di legna. È sufficiente spargerla sul vostro prato. Questo è il secondo giro che facciamo noi, il primo l'abbiamo già fatto. Visto che sono previsti 5-6 giorni di pioggia, questo è il momento migliore per concimare, cioè a metà inverno, e in modo che queste piovute possano dilavare il concime e farlo piano piano assimilare al terreno. Questo è il momento migliore e noi l'abbiamo sparsa per il prato. Ce ne accorgeremo all'arrivo della primavera, quanto gli avrà fatto bene questa concimazione. E questo è il macerato di banana, molto utile anche questo come concimazione per innaffiare le piante. Tanto potassio. Come vedete, in giardino c'è sempre qualcosa da fare, anche nelle giornate invernali. Abbiamo concimato, raccogliamo un pochino di acqua piovana, che è fondamentale anche per le piante che abbiamo in veranda, e niente, ricordiamo solo che anche una giornata come questa, qualunque giorno sia, rendetelo bello. Come previsto, appena finito di concimare, comincia a piovere. È perfetto.